Eccoci qua con un nuovo video. Quest'oggi, come avete intuito dal titolo, proviamo questo videoregistratore con cassetta e DVD degli anni, sarà fine anni 90, inizio 2000, della Samsung. Come ho detto, fa sia DVD che videocassetta, quindi io ho qui un DVD originale e una videocassetta, vabbè, non c'è bisogno che sia originale, comunque è il film di Tom e Jerry registrato umanamente da Italia 1 come si faceva una volta. Ho qui il televisore, scusate se fai fare il video, ma d'altronde è ancora tubo catodico. Ad ogni modo vado ad accendere il TV, proprio roba minima. Vado ad accendere il TV, come appariva la neve, perché chiaramente adesso non ho ancora acceso né il videoregistratore né l'apparecchiato digitale terrestre. Vado ad accendere il videoregistratore e lui subito mette in AV. Proviamo, iniziamo dal DVD, va. DVD è un film, ho preferito prendere l'originale. Andiamo ad inserire il DVD, non so se mi leggerà il formato perché non legge tutti i DVD di tutti i formati, però comunque ho anche il telecomando, dovrebbe partire. A voglia, non è chiaramente di ultima generazione, quindi magari ci metterà un po', però alla fine comunque parte. No, il DVD non me lo prende. È una questione di formato, nel senso che il DVD gira e va. Adesso vado a prendere un altro DVD e faremo una prova con quello. Eccomi qua, DVD registrato, quindi registrato in un formato che non so perché non l'ho registrato io. Vediamo un po' se questo me lo prende, quell'altro non me l'ha preso. Peraltro comodo questa isola qua che c'è nella casa su montagna, perché in questo modo riesco a guardare in camera e vedere il TV e riesco a essere abbastanza comodo senza intralciare la vostra visuale. Vediamo un po' se il DVD registrato lo prende. No, mi sa che non lo prende, infatti. Continua a caricare. Proviamo con un altro DVD se riesco a fare la prova. Questo qui. DVD di Topolino, abbastanza vecchiotto, quindi questo dovrebbe prendermelo. Non riconosce tutti i formati, magari film più nuovi come questi qua registrati in formati più nuovi non me li prende. Questo qui dovrebbe essere preso senza troppi problemi. No, niente, i DVD non me li prende. Pensavo funzionassero, ma evidentemente, durante la mia assenza deve essere successo qualcosa perché non me ne legge più nemmeno uno. Quindi non credo sia guasto perché io lo sento girare, secondo me è una questione solo di formato. Comunque il DVD per ora non sono riuscito a farlo funzionare. Comunque fidatevi che una volta un film sul DVD l'ho visto. Andiamo senza ulteriore perdita di tempo a provare la videocassetta. Qui una videocassetta registrata ai tempi da Italia 1 di Tom e Jerry. Chiaramente l'ho già iniziata, non è una cassetta originale, quindi non c'è una parte di nastro libera, anche se andrebbe lasciata, però comunque non è all'inizio, è nemmeno a metà perché c'è molto nastro. Comunque andiamo in serie, la videocassetta. Volevo rendervi. No, vabbè, dai, non sposto il telefono. Andiamo così, la mettiamo dentro, questo me la carica e dovrebbe andare anche in autoplay. Se non ci va comunque la mandiamo noi. No, ha solo il semicaricamento, poi lo mandiamo in play noi tramite il telecomando. Ecco, come vedete va anche l'audio. Autotracking. Tutti insieme, non si erano mai visti. Ecco, adesso abbasso il volume perché c'è il copyright, però ci tenevo a farvi vedere la pubblicità del Festival Bar perché è sempre bella. Come vedete funziona, si vede, non necessita di pulizie di testine o quant'altro perché viene usato poco. Le cinghie sono buone perché si vede molto bene anche alla fine con videocassette di lunga durata tipo questa. Funziona l'avanti, funziona all'indietro, chiaramente anche poi il rewind e il forward. Se metto in pausa e schiaccio il tasto dal telecomando, il tasto avanti, mi va avanti fotogramma per fotogramma. Vedete, sto schiacciando così, va avanti fotogramma per fotogramma. Così sono in pausa, no, non sono in pausa, così
davanti per fotogrammi, ecco qua, adesso sono fermo, in pausa. Vedete, si vede in pausa, non traballa più di tanto, cioè qualcosina va. Poi lo posso mandare in play e dal telecomando posso aggiustare il tracking, scegliere i programmi, cosa che adesso non si può fare perché questa cassetta qua è già registrata. Poi vabbè, è finita la pubblicità ed è partito il cartone. Come vedete, la qualità, il televisore non è un LED, è ancora un tubo catodico, quindi magari non si riesce ad apprezzare come si apprezzerebbe su un televisore moderno la qualità del video, ma comunque per essere un videoregistratore così, quindi non particolarmente costoso, un televisore così, diciamo che per l'uso che se ne fa qui in montagna, ovvero vedere la televisione una volta ogni tanto, va più che bene. Come vedete, gira senza problemi. Si può, guardate, vi faccio vedere anche il forward, cioè l'avanti veloce, e poi anche il riavvolgimento, almeno riavvolgiamo la cassetta. Vedete, va avanti, stoppo e faccio il rewind. Il registratore funziona quindi in tutte le sue parti, tranne per il DVD che io oggi non sono riuscito a far funzionare perché, ripeto, una settimana fa mi sono guardato un film col DVD originale, quindi non so cosa sia successo, ma secondo me è una questione di formato, come ho già detto. E mentre si riavvolge, io ne approfitto per salutarvi e noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti!